Troppo facile per la Rebecca in ormeccaniche a Piacenza contro questa unendo Yamaha e Busto Arsizio. Al Palaverde di Treviso, sede delle Final Four di Coppa Italia, sabato Busto Arsizio ha ceduto per 3-0 contro Piacenza, 25-16, 25-20, 25-11, questi i parziali. Le farfalle, seguite da oltre 400 tifosi biancorossi sugli spalti, non sono mai state in partita e non hanno mai dato l'impressione di riuscire a mettere in difficoltà le campionesse in carica, trascinate alla vittoria da una straripante Miners, autrice di 21 punti con il 54% in attacco. Tra le biancorosse la top scorer è stata Bausch con 13 punti. Si ferma dunque a 4 la striscia positiva delle farfalle e proprio qui al Palaverde, dove era iniziata lo scorso 29 gennaio, quando Marcone e compagni avevano strappato contro Conegliano la qualificazione a queste Final Four. L'inizio di gara per Busto è lento, pronti via e Piacenza è già sul 3-0. Busto non riesce a contenere Miners, la ricezione è scarsa e c'è troppa confusione in campo. Dopo un approccio negativo, la Unendo Yamaha riacciuffa il pareggio con un primo tempo di Garzaro che vale l'8 pari, ma non riesce più a tenersi attaccata alle avversarie. Piacenza arriva facilmente al 19-14 e poi al 23-14, prima di aggiudicarsi agevolmente il set sul 25-16. L'avvio di secondo set è incoraggiante. Bausch e Ortolani portano avanti le compagne per la prima volta nel pomeriggio, 3-2. Miners, un vero osso duro che la Unendo Yamaha non riesce a limitare in nessun modo, opera il sorpasso a suon di ace e Piacenza scappa anche in questo set. Paresi sostituisce Garzaro provando la carta Michael, ma non cambia nulla. Nessuna reazione nemmeno nel terzo set per le farfalle. Marcone e compagni non cambiano marcia, anzi, cedono di colpo, come dimostra l'impietoso 25-11 finale. La parte in alto è mancata dall'inizio fino alla fine, dell'atteggiamento, è una cosa che ci è mancata, non so perché alla fine arrivavamo da un momento positivo, quindi mi aspettavo una reazione comunque della squadra positiva, invece loro hanno fatto una gran partita, ci hanno tenuto sotto dall'inizio alla fine, hanno studiato molto bene il nostro gioco e noi ovviamente non siamo riuscite mai a uscire dal nostro Nella seconda semifinale tra Modena e Bergamo, ad avere la meglio per 3-1 è stata Bergamo, al termine di un match combattuto e divertente. A trascinare in finale le orobiche, una imprendibile Valentina Diouf, autrice di 29 punti e premiata come MVP dell'incontro. Tra le modenesi, ottima prova dell'altro opposto, Samantha Fabris. Guardando a quanto successo ieri, giornata clou delle Final Four di Coppa Italia, la Coppa Italia di A2 è andata al Bisonte San Casciano, dell'ex farfalla Silvia Lotti e dell'ex cortesina Beatrice Parrocchiale, che ha superato al tie-break per 3-2 le bresciane di Montichiari. Grande soddisfazione per il club toscano al suo primo trofeo nella storia, per i tifosi bianco-blu giunti in massa a Treviso e per le ragazze che attualmente sono seconde nel campionato di A2 proprio dietro a Montichiari e che puntano alla promozione in A1. Per finire, non c'è stata storia nella finalissima di A1, il piatto forte del pomeriggio al Palaverde. Piacenza ha battuto Bergamo con un netto 3-0 e ha potuto alzare al cielo la sua seconda Coppa Italia consecutiva, dopo quella vinta l'anno scorso al Palau Whirlpool di Varese. Da segnalare, ancora una volta, l'ottima prestazione di Miners e soprattutto di una super Lucia Bosetti, premiata alla fine come MVP. Per lei 18 punti e il 57% in attacco.